viabilità, traffico, parcheggi, trasporti, servizi sociali. Sono questi i nodi cruciali da affrontare e risolvere secondo i cittadini di Torre del Greco ai microfoni di TV City. Senza contare l'annosa questione della spazzatura e, secondo alcuni, il cattivo funzionamento degli uffici comunali. Escludendo il problema della spazzatura, cosa vorrebbe chiedere all'amministrazione di Torre del Greco? Quali problemi vorrebbe risolvere? I problemi che sono da risolvere sono tanti. Partiamo dalla viabilità ai servizi sociali che sono inesistenti. C'è un ente che non aiuta le persone. È la verità, l'ho provato in prima persona. È una vergogna. Oltre i dipendenti comunali, gli uffici comunali che non sono funzionali per nulla, sul vero senso della parola, i dirigenti li troviamo sempre fuori. È possibile che una persona sia sempre fuori? Noi abbiamo dei problemi dovuti agli uffici comunali che non funzionano. Un cittadino, se ha bisogno di qualsiasi cosa, pure per fare una tessera di identità, deve andare alle calende greche. Quando poi il Covid è finito, stanno a uffici aperti solo 3 giorni a settimana, però pensa che lo stipendio lo prendono per 5-6 giorni a settimana. Il senso è questo. Poi, che prenda provvedimenti il sindaco, veda bene chi è messo come dirigente nei vari uffici, cosa fanno, oppure se siccome questi hanno un pacchetto di voti e possono rieleggere, allora un altro tipo di discorso. Quali sono i problemi che maggiormente riscontro? C'è il traffico, ecco qua per esempio, c'è qua che mettono le macchine per la strada, qua, i bar sui marciapiedi, questi sono tutti problemi che uno se li dimentica, però se uno li vuole elencare. Ecco qua, ci sono i bar con le sedie fuori, che la gente deve uscire fuori dove stanno le macchine, è tutto sbagliato, non c'è niente da fare. Comunque non va bene niente a Torre del Greco, noi ci viviamo, dice, ma loro alle altre parti vanno, noi qua siamo a Torre e vediamo tutto quello che non va bene qua. La sanità, il traffico, i vigili che non si vedono per la strada, ci sono tante cose che non funzionano a Torre del Greco. Il problema è che non si può camminare sui marciapiedi, parcheggiare le macchine sui marciapiedi, schifezze dei cani, i bar che si sono pigliati tutti i marciapiedi. Qui l'amministrazione per me devono andare a casa. I vigili urbani non se ne vedono. Vengono il 7 della mattina, qua non ci sta nessuno per me, sai? I 3 pomeriggio vanno a fare i muri e non li fanno il cacco quando stanno in macchina, sai? Cioè, guardate, non voglio bene. Quali problemi riscontra qui a Torre del Greco e che vorrebbe segnalare l'amministrazione comunale? Allora, un po' di ordine in più. La sicurezza, c'è la tettoia del Cinema Oriente, per esempio, che purtroppo è chiuso. Però questa tettoia è malandata e nessuno fa niente. Mi sono rivolta ai vigili, ho chiesto più volte, quindi un poco di attenzione in più per la sicurezza e il decoro. Soprattutto per i passanti che magari non lo sanno. C'è una scuola elementare vicino, tra le altre cose, e sono anni che sta in quelle condizioni. Per quello che mi riguarda questa zona qui, che è quella che frequento di più. Io la vedo molto, molto migliorata, perché ho la fortuna di girare tantissimo e ho notato comunque una notevole differenza. Certo, ci saranno sempre delle lacune che inevitabilmente insomma non riusciremo mai a sopperire, perché comunque la gente dovrebbe cambiare. Però per il resto credo che comunque, a parte appunto l'emergenza spazzatura, credo che comunque possa avere un buon 6 abbondante. Più ordine e più sicurezza e una presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio. Sono queste le richieste dei cittadini all'amministrazione comunale. Quali problemi riscontra nella città di Torre del Greco? Ma c'è di tutto, dai trasporti proprio al traffico, c'è di tutto, però certamente sì, ma sicuro. E sicuramente proprio il problema rifiuti qui è sentito tanto. La città è sporca. Qualche volta di persona ho visto che i vigili urbani hanno messo a posto ai mercati qua, ai mercatini, alla piazzetta per capirci, gli spazi che avrebbero dovuto occupare legalmente. Però dopo un paio di giorni si torna come prima. Allora o la cosa è sistematica, diciamo così, frequente, o diventa inutile. Ecco, lamento un po' questo, perché poi in fondo Torre a me, almeno a me, un po' piace. C'ho il mare, c'ho questo posto bellino, diciamo ci si accontenta,
e sulla viabilità, sui parcheggi, sul fatto che i commercianti fanno un po' quello che vogliono. In nome del detto, tutto quanto è magamba.